Allora, questo è il foglio di Excel. In realtà non è proprio Excel, è OpenOffice, ma le similitudini sono molte di più che le cose non uguali. È formato da colonne, ce ne stanno molte, ed è formato da righe. Il principio è quello della battaglia navale. Gli spreadsheet sono stati creati per essere facilmente utilizzabili e, come vedete, il principio della battaglia navale di cui si diceva è rispettato perché ogni cella è individuata da una lettera, in questo caso A3, e da un numero. Questo è un B6, questo è un C8, eccetera, eccetera. A che serve il foglio Excel? Beh, serve a poco se si conosce poco, serve a molto se si conosce molto. Io direi di fermarci a una strada intermedia, utilizzando il foglio Excel per fare il nostro lavoro quotidiano o professionale. Nelle barre che vedete qui, che possono non essere uguali naturalmente per Excel versione Windows, OpenOffice ricalca in qualche modo questa versione, ma non è ugualissimo. In queste barre ci sono vari attrezzi: il grafico, l'ordinamento, il collegamento, è un link, creare un link, un copiare il formato, i soliti strumenti, taglia e copia, controllo ortografico, la stampa, l'esportazione in PDF e poi naturalmente le modalità di registrazione. Nella seconda barra ci sono i controlli per il testo sostanzialmente, grassetto, corsivo, sottolineato, l'allineamento, poi ci sono i vari formati di cella che comunque possono essere ricavati anche di qua, i vari colori dello sfondo e del carattere. Queste sono notizie, diciamo così, che possiamo apprendere anche in altri software di gestione, come per esempio Word o similari. Bene, dicevamo, il foglio Excel serve a utilizzarlo per fare dei calcoli. Si dirà, ma insomma, non è meglio una calcolatrice che è più piccola e più portatile, non c'è bisogno del computer, cioè. Sì, in pratica sì, se dovessi fare dei calcoli come nella calcolatrice, naturalmente il foglio Excel è sostanzialmente inutile ed è troppo per avere questa utilità. Infatti, il foglio Excel fa dei calcoli, questo è ovvio, ma li fa in modo diverso, nel senso che noi possiamo applicare una nostra logica al calcolo che vogliamo fare, cosa che la calcolatrice in generale, se non è di quelle mostruose, programmabili, eccetera, non sa fare. Per esempio, mettiamo che io volessi calcolare 2 sommato a 3. Nella calcolatrice 2 sommato a 3 si muovono dei tasti, si pigiano dei tastini, 2 e 3 fa 5. Ecco, in Excel potrà essere diverso. Nel senso che non ragiono più sui numeri, ma sugli indirizzi dei numeri. Che significa? Significa che il 2 Excel non lo interpreta come 2, ma lo interpreta come la cella B2, il 3 come la cellula B3. Allora, se ci mettiamo da un'altra parte, in C3, ma ovviamente è una cosa non obbligatoria, ci possiamo mettere in qualunque parte, escluse naturalmente queste due celle, e facciamo in quest'altra parte, creiamo l'istruzione per cui Excel debba sommare queste due cose. È molto semplice, facciamo più
B2, vedete, più B3. Il risultato è 5. Vedete nella barra delle operazioni qual è il modo per fare questa operazione. Io non ho sommato la variabile numerica in sé, ma ho sommato semplicemente il contenitore, cioè la cella, e ho detto ad Excel: fammi la somma di quello che trovi in B2 e di quello che trovi in B3. Excel, giustamente, si è andato a leggere B2, ha capito che ci sta scritto 2, si è andato a leggere B3, ha capito che sta scritto 3, l'ha sommati perché io ho fatto la somma più e mi ha dato 5. Qual è il vantaggio di questa cosa? Il vantaggio è presto detto, che essendo queste due variabili rispetto alla mia somma, io posso naturalmente variarle. Per esempio, ho sbagliato, non volevo fare 2 più 3, volevo fare 5 più 3. Mi metto sulla cella del 2, vedete, automaticamente la formula è rimasta, però il contenuto è adesso diverso. Nel senso che invece del 2 ci sta il 5. Excel correttamente ha ricalcolato la piccola somma che doveva ricalcolare e ha fatto 8. Questo vale anche per l'altra cella: 5 più 5, 5 più 5, 10. Ovviamente, se questo è vero per la somma, sarà vero anche per la sottrazione. Vado nella riga apposita. Mi metto a cambiare la formula, la formuletta, vedete, meno, e quindi 5 meno 5 è 0. Anche in questo caso posso cambiare: 5 meno 7 sarà 2, 10 meno 7 sarà 3. Proviamo a fare la divisione. In questo caso adotterò questo simbolo: 10 diviso 7 è 1,3. 1,43. 10 diviso 5, mi auguro che sia 2, infatti. Facciamo una moltiplicazione, andiamo a correggere. Moltiplicazione, il segno è questo: 10 per 5, 50. Ma se voglio fare diversamente, 2 per 5, 10, eccetera, eccetera. Questo è un modo, direi, utilissimo per impostare le cose per fare i calcoli. E naturalmente questo è il minimo che può fare Excel. Immaginiamo per esempio di dover utilizzare una funzione. Allora, inserisci funzione, la lista delle funzioni. Qui sono molto variegate le funzioni, vedete, hanno funzioni di Excel in generale, cioè funzioni di database, orario, finanza, informazione, logica, matematica, eccetera. Prendiamo quelle matematiche che forse ci sono più, come dire, familiari, e qua ci stanno tutte le cose. Le funzioni, naturalmente, i titoli delle funzioni. Qua abbiamo un logaritmo naturale, un logaritmo in base 10, un pi greco, una potenza, ecco, una rad q che sta per radice di q. Facciamo il numero di cui si vuole calcolare la radice. Per esempio 5 rad q, vedete nella riga di digitazione la radice di 5 è 5. Questo però potevamo anche farlo con la calcolatrice. Vediamo se che succede se faccio la radice di 5 di B3, la radice di B3.
Ecco, questo B3 è 5, ma se vado a cambiare, vedete, adesso ottengo un risultato migliore, nel senso che non bisogna calcolare sempre ogni volta la radice, basta avere la cella, come dire, settata per quella funzione, rad q radice quadrata, parentesi B3 che è l'indirizzo del numero in cui noi vogliamo che sia calcolata la radice, di cui noi vogliamo sia calcolata la radice, e B3 vuol dire per Excel quel 10. Naturalmente, se lo cambio, la radice cambia a sua volta. Il 25, mi auguro che dia 5. Infatti, che è questa cosa qua. Inseriamo, vediamo un po' dove stanno le altre funzioni, sempre matematiche, rad q. Ecco, per esempio, la somma. La somma è una funzione che noi possiamo scrivere pure in questo modo: somma di B3 due punti B2. Cosa ho fatto? Allora andiamo ad analizzare nella riga di comando che cos'è questa funzione. Mettiamo che io non volevo o non potevo fare come abbiamo fatto prima, B3 più B2. Perché? Perché magari la somma è lunga, è complessa, eccetera, eccetera. Con questa funzione io risolvo il problema perché lo aggiro in qualche modo, vedete? Dico sommami, comincio sempre col più, da B2 a B3. Chiaramente B2 è 2, B3 è 25. Giustamente Excel mi fa 27. Naturalmente se fosse 25 pure questo mi darebbe 50. Fino a qua l'utilità non è che è eccessiva, perché io faccio più B3 più B2, o faccio sommami da B2 a B3, o da B3 a B2 che è lo stesso, i due puntini, i due punti vogliono dire quello, e in effetti io ottengo lo stesso risultato. Ma immaginiamo che dovessimo fare una somma molto più lunga, per esempio la somma di tutti questi numeri. Sarebbe abbastanza, come dire, faticoso e anche improduttivo stare mettersi qua e dire più B2 più B3 più B4 più B5. Io cambio la formula o la faccio di nuovo, non importa, e dico sommami da B2, che è questo, a B14, che è quest'altro. Come vedete, in modo praticamente immediato, la somma che mi fa Excel riesce a calcolarmi tutta sta roba che io avevo intenzione di sommare. Ovviamente anche per questa funzione vale il principio del cambiamento della variabile. Se questo invece di 28 fosse 1000, ovviamente la somma cambia a sua volta, e questo vale per tutti i valori che sono nella colonna. Non solo, possiamo anche organizzare qualcosa di questo tipo. Ecco, adesso io ho due colonne e voglio sommare tutti questi numeri, questi e anche questi qua.
Ma posso fare due funzioni somma, una da B2 a B14 e poi magari qua sotto una da C2 a C14. Però forse mi conviene che fare questa cosa qua, cioè individuare il quadrato, la matrice, no? Si chiama in matematica, che mi interessa sommare, e dire a Excel di sommare da questo punto a questo punto, ovvero da B2 a C14. Andiamo a vedere che significa. B2 già ci sta, C14 lo dobbiamo variare. Benissimo, Excel in modo ancora più semplice mi ha calcolato 819. Che cos'è? 819 è la somma di questa roba nonché di questa. Quindi Excel mi ha fatto una somma non solo per colonna, diciamo così, ma anche per matrice. Naturalmente la matrice può estendersi in tutte le righe, in tutte le colonne che noi vogliamo, sia quadrata che rettangolare. Queste già cominciamo a vedere, no? Un certo tipo di utilità. Le altre funzioni le vediamo la prossima volta. Grazie.